Allora, ancora una partita qui al Country Club, oggi una bella giornata di futsal, sicuramente positiva. Abbiamo Samuele Sant'Angelo, allenatore del Atletico Sperlonga, sconfitta in modo pesante qui a Sperlonga, qui a Gaeta. 6-2 il finale, ma 2-2 il primo tempo, quindi si vede che la squadra era in partita al primo tempo, secondo tempo un pochino di meno. Beh, la partita, innanzitutto buonasera. La partita sul 2-2 i ragazzi ci credevano, infatti nei spogliatoi erano convinti di fare il risultato. Poi, come sono entrato in campo il secondo tempo, si è visto proprio che sulle gambe non c'erano, anche perché in settimana veramente sono stato poco per via del tempo. E altri ragazzi erano infortunati, si vedeva solo già dal campo che non rendevano quello che dovevano. Non stavano proprio al meglio le condizioni, ma non è una scusante questa, perché si è visto, era proprio palese che Gaeta come accelerava andava dritto in porta. Anzi, devo dire un grazie a Leonardo, il portiere, un ragazzo di 18 anni che fa molto bene e promette molto bene. Un ragazzo che mi tengo ben stretto, ci ha salvato non da un 6-2, ma un possibile risultato molto più alto. Come te lo spieghi questa giornata? No, solo dal fatto che non si sono allenati, oppure a volte è il fatto che questa squadra è diciamo, abbastanza giovane con qualche esperto e quindi alterna queste partite così? No, me la spiego solo sull'aspetto fisico, perché i ragazzi si vede che se vado a guardare le statistiche, nei secondi tempi delle partite li ho vinti tutti. Sono molto reale su queste cose. C'è qualcosa che tra i ragazzi ancora devono assimilare, ecco, ho detto lei prima che ci sono degli innesti, quelli vecchi, Meschino, Rosati, Ercole, che stanno portando qualcosa a Sperlonga di nuovo, solo che i ragazzi ancora non riescono a assimilare, c'è qualche ragazzo ancora già si sente realizzato, ma purtroppo non è così, perché il calcio a 5 si spiega che ce ne vogliono di anni prima che ci si impara veramente gli schemi e quanto si deve giocare sul calcio a 5. Ci vuole molta pazienza, molto tempo, si è visto, oggi era proprio palese, visto che ero squalificato dalla tribuna, dall'alto si vedeva proprio che alcuni giovani sugli schemi non li facevano, stavano Certo. proprio fermi. Come hai visto questo Gaeta? Mi sembra che comunque tatticamente messa bene e poi oggi ha giocato una buona gara, credo. Tatticamente il Gaeta rispetto all'andata l'ho visto molto più quadrato, con quegli innesti che ha fatto si è visto molto più giocare di più, molto aggressiva. Aggressiva al centrocampo ti aggredisce, non ti dà respiro una manovra. Sono molto decisi in difesa, quando decisi sulla palla non ti danno modo di girarti. Questo è un complimento che faccio a Gaeta perché non me l'aspettavo, sinceramente non me l'aspettavo così. Mi ricordavo che Gaeta dell'andata, purtroppo. Certo, poi chiaramente nell'arco del campionato si fanno dei ritocchi e quindi qualcosa migliore Si è sicuramente, visto, no? si è E visto. poi c'era Di Croc che oggi mi sembrava, a parte un pochino nervoso, ma in palla, insomma, come sempre. Dico che è un bel giocatore, solo ex, come ha detto lei, si deve dare una calmata perché certe volte Di Croc si lascia andare da queste spuriate che non è da lui perché il calcio a 5 lui lo sa, per me lo sa giocare benissimo, un bel allenamento, sa mantenere palla, sa possesso palla, c'è il tiro, è un giocatore per il calcio a 5 perfetto, solo che deve darsi una calmata, tutto qua. Sicuramente. Prossimo turno per voi in casa contro chi? In casa contro la Vissi, se non sbaglio, se non erro. Hai visto che gioca domani sera a Fondi il big match con Mintun, un'altra partita. Alta partita, io secondo me, dal pronostico, secondo me la Vis la spunterà perché in casa sul parquet, un campo molto grande, loro sono abituati. Secondo me la spunterà la Vis. Fammi un pronostico sulla vittoria finale fra Minturno e Città di Minturno, chi la vince? Io l'ho detto già dall'inizio del campionato: per me, Città di Minturno, perché qualcuno dice di no, ma per me, Città di Minturno è molto più quadrata del Minturno perché secondo me, Minturno si basa solo su un elemento. Non la vedo come squadra più organica di calcio a 5, si basa più sulla forza fisica di un elemento, molto bravo. Però per me Città di Minturno, che visto che ho incontrato tutte e due, la vedo molto più squadra di calcio a 5, molto più unita, molto più. La vedo vincitrice del campionato. D'accordo, in bocca al lupo alla prossima, Bene, grazie.